studio scientifico sperimentale per combattere il coronavirus. La ricerca è stata portata all'attenzione dell'Istituto Superiore di Sanità da un oculista veronese. Sperimentale per combattere l'infezione polmonare causata dal coronavirus e quanto è stato portato all'attenzione dell'Istituto Superiore della Sanità da parte di un oculista veronese. Sentiamo. Nebulizzare tipo aerosol le particelle dette unità elementari di membrana amniotica per contrastare l'infezione polmonare del coronavirus. Lo studio parte da un oculista di Villafranca, il dottor Ghinelli, responsabile anche dell'oculistica dell'ospedale di Volta Mantovana, che dopo anni di studi, sono iniziati nel 1999 sull'uso della membrana amniotica per contrastare le infezioni dell'occhio, nei giorni scorsi ha scritto al Ministero per proporre la sua scoperta a contrasto del Covid-19 e il Ministero dopo qualche giorno ha risposto di aver inoltrato il tutto all'Istituto Superiore di Sanità, che proprio nelle scorse ore ha preso in esame la tecnica, chiedendo ulteriori integrazioni sul metodo. Abbiamo costituito una piccola task force per andare a vedere il razionale dell'impiego e la sicurezza dell'impiego delle unità elementari nella polmonite interstiziale da coronavirus, e con grandissima sorpresa ne abbiamo potuto riscontrare l'effetto curativo, e quindi abbiamo gettato le basi per richiedere al Centro Nazionale dei Trapianti, all'Istituto Superiore di Sanità, una valutazione in merito per l'impiego delle unità elementari di membrana amniotica processate secondo una nuova metodica per essere inalate via aerosol e arrivare fino alle parti più distali dell'albero polmonare, quindi fino agli alveoli, per ridurre l'infiammazione e ridurre la fibrosi, che sono proprio i due segni clinici più importanti e che portano alla sofferenza polmonare e all'insufficienza respiratoria nelle polmoniti da coronavirus.